Si estende sempre di più l'operazione Forza d'Urto. La Sicilia si sta paralizzando ogni giorno di più e la paralisi riguarda quasi tutte le attività commerciali. Infatti da domani, venerdì, chiuderanno diversi esercizi commerciali a Caltanissetta, in via Colaianni, in via Xiboli e a San Luca. Questo è il manifesto che hanno preparato i commercianti. Commercianti e artigiani, aderiamo e sosteniamo la protesta del movimento Forza d'Urto, chiuso. Quindi nei prossimi giorni troverete le saracinesche abbassate con questo manifesto appeso. Lei è un commerciante di San Luca, perché da domani, venerdì, chiude la sua attività? Domani abbiamo pensato di chiudere almeno la mattina e poi tenere le saracinesche abbassate d'accordo con gli altri commercianti e artigiani di San Luca, perché la situazione è davvero insostenibile per quel che riguarda tutte le tasse, il caro benzina che poi si ripercuote anche sull'aumento merci e comunque abbiamo davvero delle difficoltà a lavorare e anche molte attività a restare aperte. La maggior parte delle persone che sono aperte con attività ormai è triste dirlo, ma stanno aperte solo per evitare di andare in fallimento e pagare ulteriori debiti, non tanto per guadagnare, perché dalle attività siamo veramente troppo a terra ormai, anche per una situazione di solidarietà comunque con le persone, gli agricoltori e tutti coloro che stanno aderendo ai blocchi dell'Hotel Ventura e dei vari svincoli autostradali, siamo con loro e li vogliamo sostenere. Lei ha l'attività commerciale in via Xiboli, anche lei domani chiuderà a metà giornata, come funziona? La giornata da domani stiamo aderendo in via Xiboli di chiudere tutte le attività, perché siamo arrivati proprio alle spalle al muro, che non possiamo avere più niente, il gasolio, il caro gasolio e tutte le tasse che ci sono da pagare del commercio, diciamo. La sua attività invece è in via Colaianni. In via Colaianni, sì. Noi aderiamo tutta la via Colaianni, aderiamo praticamente e sosteniamo la protesta del movimento Forza d'Urto, ma peraltro per far capire a chi ci governa che noi siamo popolo, non siamo sudditi. I sudditi stanno nei regni dove c'è un re, dove c'è qualcuno che praticamente deve solo regnare. Il popolo ha bisogno di respirare e chi sta facendo questi blocchi è disperato. E stamattina sentivo pure, perché purtroppo questo rimane solo nell'ambito della Sicilia, non va oltre questa protesta. Il problema è che praticamente non viene nemmeno pubblicizzata, non viene nemmeno detta nei TG nazionali, nei giornali nazionali, perché forse la paura di ammettere di avere sbagliato, e questa è una rivolta, la rivolta dei forconi, ed è giusto aderire, perché noi commercianti purtroppo questo è il nostro simbolo, lo facciamo vedere, siamo ridotti in mutande, ci rimangono solo le mutande, e questo chi ci governa, dalle banche al sindaco al Presidente della Repubblica, lo devono capire. Senza il popolo non si può fare nulla, è una guerra tra i poveri e questo non è giusto. Praticamente chi sta aderendo a questa protesta, ovviamente noi innanzitutto diamo libertà e facoltà a chiunque abbia un'attività di aderire alla saracinesca abbassata, chiusa, quello che può fare fa. Considerando il fatto che ci sono dalle farmacie, i tabacchini, i panifici che hanno aderito a questa protesta, ma purtroppo non possono chiudere. Cittadini, domani troverete dal tabacchino alla farmacia, al panificio, la saracinesca a metà, con questo manifesto appeso. Non è una chiusura, è una protesta. Facciamo finta che sia uscita una bara da una chiesa e per solidarietà a questo morto si abbassa la saracinesca. Quindi è un simbolo che vogliamo dare a chi ci governa. Non è una chiusura per dare difficoltà a chi deve andare a comprare il pane o le sigarette o i farmaci. Devono capire chi ci governa che noi, ripeto, siamo popolo, non siamo sudditi.